fratelli e sorelle nerazzurre, oggi vi faccio un video brevissimo, però da qua perché qua si è respirata un'aria magica, l'aria delle notti di Champions, e la nostra Inter ha portato a casa una vittoria sudata nel punteggio, che secondo tutti doveva essere veramente molto più rotonda, una partita che doveva finire tranquillamente 3-4-0 per il semplice fatto che il povero Lautaro Martinez stasera cosa doveva fare per segnare? Un po' Trudel, che si è dimostrato un portiere veramente molto 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 forte, e io ve l'ho sempre detto, a me è sempre piaciuto veramente da matti, però un Lautaro Martinez che ha fatto veramente una grandissima partita. A questo punto io non sono solito usare come alibi la fortuna, però quando su un'imbeccata meravigliosa di Thuram e mi prende il palo, lì è sfiga ragazzi, lì è sfiga. Comunque benissimo così, veramente era fondamentale battergli in casa, perché sulla carta sono i più forti del girone. C'è chi dice che era una squadra non forte come l'anno scorso, io ho visto un Benfica quadrato, ma ho visto l'Inter delle grandi occasioni, che si presenta in campo con la formazione tipo, e questo ha dato i suoi frutti. Ma vi dico, bene un po' tutti, forse Çalhanoğlu non ha fatto una partita come mi aspettavo che la facesse, però tutto sommato bene anche lui. Intanto davanti a me ci sono ragazzi che probabilmente verranno una volta ogni tanto a San Siro, sono fatti fare una foto bellissima con le magliette di tutti i giocatori dell'Inter. Io poi mi commuovo, sono un sentimentale, dicevo. Comunque molto molto bene tutti, su tutti Di Marco ha fatto un partitone vero, Lautaro Martinez che ha dato l'anima e meritava veramente di fare almeno un paio di gol per quello che ha prodotto, e un Thuram, che dire, l'ho tenuto un po' per ultimo perché secondo me Thuram ha fatto una grande partita, ha fatto un gol importantissimo per il suo morale, per la nostra Inter, poi è uscito, speriamo che non sia uscito, ha ciaccato, ma molto bene tutti, mi ha dato un po' fastidio la reazione di Barella che gli è costata un giallo che poteva tranquillamente evitare. Per il resto apriamo le partite in casa di Champions con una bella vittoria contro il Benfica, una fantastica coreografia della curva nord, che dire, serata veramente perfetta, non nel punteggio, ribadisco, perché doveva essere ben più rotondo. Per il resto ragazzi, quando vinci partite del genere in questa maniera qua, sono tutti positivi, bravissimi veramente tutti, e bravissima la curva che è veramente il 12° uomo in campo. Ragazzi, di Milano il simbolo regale, il biscione dell'Internazionale, e i tristoni che se ne andassero a cagare, forza Inter!